Paolo Nucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare alcuni pensieri, alcune idee che attraverseranno gli incontri di Bergamo Scienza. Lei che cosa racconterà, Paolo Nucci? Da grande anch'io apri gli occhi, ecco, questo viaggio verso il diventare grandi attraverso la sua visione. In che cosa consiste, Paolo Nucci? Ma guardi, qualche tempo fa noi ci eravamo incontrati con degli amici qui a Milano, ci sembrava ragionevole e giusto che si cominciasse a parlare di scienza dall'altra parte, cioè si trasmettesse il messaggio di come si arriva alle scoperte dall'altra parte, cioè dalla parte del bambino in particolare. E quindi abbiamo pensato di creare delle lezioni spettacolo che, coinvolgendo altri personaggi che magari sono un illusionista, sono un neuroscienziato, magari un grande giocatore di calcio, di pallavolo, si potesse segnalare quanto importante è la visione. Ed è attraverso queste persone che io entro un po' nel mondo dei bambini e mostro le particolarità dell'occhio. Cerco di renderlo una scoperta insieme a loro, avvincente. La speranza segreta è che qualcuno di loro diventi oculista un domani con uno spirito di ricerca, di invenzione, di scoperta di cose nuove. E questo è quello che noi cercheremo di trasmettere oggi alle 15. Noi siamo al Teatro Antico, mi pare che si chiami, di Bergamo. Paolo Nucci, lo ricordiamo, il nostro ascoltatore e direttore della clinica oculistica dell'Università degli Studi di Milano ed è anche presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica. Certo che è bella questa ambizione attraverso un incontro come quello di oggi a Bergamo Scienza, pensare che forse tra quel pubblico può esserci, che ne so, un bambino o un ragazzo che da grande potrà fare, che ne so, l'oculista e quindi fare un percorso di ricerca. Anche prendere un premio Nobel, guardi, noi ci siamo avvicinati a Bergamo, pochi sanno, o forse molti sanno, che il primo premio Nobel della medicina è bergamasco, è Camillo Golgi. Golgi è stato nel 1906 insignito del premio Nobel quando cominciava questa straordinaria premiazione con il Nobel degli scienziati che hanno influenzato di più l'umanità. Camillo Golgi era un bergamasco e spero che partendo da lì venga fuori non solo un oculista, insomma quello ci vuole poco a farlo, ma qualcuno che studiando gli occhi riesca a scoprire sempre di più. E guardi che l'oculistica ha dato molti premi Nobel, Gulstrand, Wald, quello che noi studiamo in biochimica, il ciclo di Wald, cioè come si fa a riprodurre continuamente un messaggio visivo attraverso dei mediatori chimici, è stato scoperto da un fisiologo che si occupava di occhio. E poi anche più recentemente Hubel e Wiesel hanno scoperto che non si vede con l'occhio, ma tutto viene elaborato nel cervello. E sono cose straordinarie a cui sono arrivati degli scienziati che forse da piccoli sono stati anche stimolati a cercare questo. Adesso naturalmente io non ce l'ho con i cuochi che sono in televisione, non ce l'ho neanche con, ovviamente non ce la potrei avere con Astro Samantha, ma io credo che sia importante trasmettere un messaggio che anche in cose più semplici come fare il medico, magari fare il medico oculista che può apparire noioso perché nessuno conosce in profondità questo che è la nostra professione, può esserci un'avventura straordinaria e davvero cambiare il mondo delle persone. Paolo Nucci, qual è proprio, prendo spunto proprio dalle sue ultime parole, qual è la parte straordinaria dell'attività dell'oculista, che non è solamente colui che pone il cliente, il paziente davanti a sé per fare degli esami? Certo, beh, l'oculista, guardi, intanto è una professione straordinaria perché la vera microchirurgia, io sorrido quando sento parlare di microchirurgia, non c'è chirurgia più micro di quella che fa l'oculista. L'oculista agisce con delle strutture e si relaziona con delle strutture che sono qualche micron di spessore. Quindi si figuri se noi possiamo considerare altre microchirurgie. Quella oculare è in assoluto la chirurgia che ha fatto i maggiori passi da gigante in questo periodo, è stata una di quelle che per prima ha applicato il laser nella medicina e via via sta sempre più scoprendo l'impiego di questo raggio laser. L'abbiamo usato solo per bruciare la retina nelle malattie terribili come la retinopatia diabetica, oggi lo stiamo usando addirittura per fare l'intervento di cataratta. Pensi un po' a quanti pazienti vengono operati ogni anno per questa patologia che fino a 100 anni fa rendeva ciechi e indifferibilmente ciechi, si era ciechi e basta, non si poteva far nulla,
Oggi immagino che molti degli ascoltatori abbiano un nonno che ha fatto l'intervento di cataratta ed è ritornato a casa in poche ore. Beh, questi sono i progressi dell'oculistica. Ancora più recentemente, ed io ho avuto l'onore di studiare con uno di quelli che per primi ha impiegato i farmaci antiangiogenetici, quelli che oggi vengono usati nella maculopatia senile, altra causa terribile di cecità fino a 15 anni fa, oggi diciamo che la cecità è un ricordo per chi ha questa degenerazione maculare senile, perché la maggior parte dei pazienti possono essere trattati in questo modo. E pensi un poco a quello che potrebbe essere curare attraverso dei farmaci l'occhio pigro. Una volta si sapeva che se uno nasceva con un occhio pigro e non lo curava nei primissimi anni di vita, era impossibile recuperare poi la visione. Oggi noi sappiamo che ci sono dei farmaci che possono rendere plastico il sistema nervoso, e questa plasticità può far riabilitare un occhio anche tardi negli anni. Quindi, cioè, di prospettive straordinarie nel mondo dell'oftalmologia ce ne sono tante. Oggi si parla, mi scusi la domanda Paolo Nucci, oggi si parla molto del cosiddetto storytelling, della narrazione. Ecco, anche queste professioni devono essere narrate. Quando poco fa lei raccontava di queste cose, sentivo proprio questa necessità che abbiamo bisogno di sapere, ma non solamente abbiamo bisogno di sapere quando abbiamo, che ne so, il problema della cataratta. No? Senza entrare nello specifico del dettaglio di ogni malattia, di ogni professione, però quantomeno abbiamo bisogno di ascoltare persone che abbiano la fascinazione del racconto del proprio fare, del proprio sapere. Beh, è vero, guardi che la passione è tutto, e pensi un po' ai nostri figli, come noi riusciamo, senza magari dirgli nulla, a trasmettere le nostre passioni. È qualcosa che viene solo stando vicino a chi ha una passione. Io spero, noi speriamo di, da grande anch'io, l'associazione Mercurio, che è un'associazione di benefattori milanesi, questo lo possiamo dire, che si riesca a trasmettere, ovviamente non solo nel campo dell'oftalmologia, ma proprio nel campo della ricerca, e a me piacerebbe della ricerca medica, perché oggi in Italia se ne fa purtroppo poca, che qualcuno venisse fuori a raccontare il bello che c'è anche nella innovazione, cercare di guardare il futuro. Oggi pochi guardano il futuro. Il problema grosso che noi abbiamo è che siamo troppo concentrati sul presente, ci preoccupiamo per esempio di ridurre il numero dei medici che devono entrare nelle università, e questa è una tristezza, perché io vengo dagli anni 70-80, quando c'era una pletora di medici, cioè si usciva dalle università veramente in migliaia, e certo non era facile trovare posto, però tra quelle migliaia qualcuno che ha illuminato la medicina in Italia c'è stato. C'è stata la Levi Montalcini, c'è stato Dulbecco, c'è stato Capecchi. Questi sono solo gli ultimi dei personaggi che hanno illuminato, per esempio, con i Nobel. E per esempio Bergamo Scienza, noi possiamo dire che il presidente dell'associazione di Bergamo Scienza, Edoardo Boncinelli, che è stato un genetista, è un genetista, oggi si occupa anche di comunicazione nella medicina, è stato proprio ad un passo dal prendere il premio Nobel. Eppure si veniva fuori da generazioni di medici numerosissimi. È come un vivaio di calciatori, più ce ne sono, più è facile che qualcuno venga fuori. Pensare di ridurre i problemi con il numero chiuso, io credo che sia invece una follia. Bisogna aprire a tutti, chiunque abbia la passione deve riuscire ad entrare in un mondo, che sia dell'architettura, che sia della giurisprudenza, ma soprattutto nel campo della medicina. Essere in tanti significa che qualcuno emergerà, ed è su questo che si deve mirare. Non si può pensare di rendere queste professioni un po' più facili, più agevoli nell'inserimento, e si perdono poi magari per strada delle figure illuminate. Su questo sono assolutamente contrario. Io credo che quando c'è tanta gente che gioca a calcio è vero che è più facile emergere, però il campione viene dal numero, dalla quantità, non viene fuori da categorie selezionate, e noi questo lo stiamo perdendo oggi in medicina. Bella la figura del vivaio dei calciatori, ma anche nel mondo del calcio non si parla più tanto di vivaio, almeno adesso si ritorna a parlare di vivaio, perché è lì che si deve arrivare poi a trovare il futuro campione. Ma Paolo Nucci, quando parliamo di queste professioni, in questo caso per esempio di professioni della scienza,
Lei citava poco fa Astro Samantha, che sicuramente è uno straordinario personaggio. Ecco, visto che ha parlato di Astro Samantha è stata molte volte ospite in diverse trasmissioni televisive, più che giusto. Però perché, certo, perché secondo lei invece raccontare queste cose che abbiamo sentito poco fa da lei, raccontate per esempio nel mondo della televisione, nelle trasmissioni televisive, non è così comune, o forse non c'è nemmeno questo racconto di queste professioni scientifiche? Ma vede, perché noi mediamente non siamo personaggi interessanti, siamo dei personaggi che lavorano dietro le scrivanie, lavorano dietro un piunito, si dedicano al paziente e non siamo così abili nella comunicazione. Invece io la penso come lei, sarebbe necessario comunicare. Pensi proprio nell'ambito della medicina oggi, quanta poca comunicazione, quante figure di riferimento ci sono davvero, perché se un paziente ha un dubbio, pensi oggi quello che sta succedendo sulle vaccinazioni, si continua a porsi il problema se si può vaccinare, se la vaccinazione è un rischio oppure no, e dimenticando assolutamente che molti dei miracoli sono nati proprio da campagne di vaccinazione assolutamente diffuse. Eppure questo diventa un problema, sa perché? Perché non c'è nessuno di credibile che va in televisione e spiega l'importanza delle vaccinazioni. E diciamo che la medicina soffre di mancanza di figure di riferimento. Mi viene in mente, noi abbiamo avuto delle figure straordinarie di riferimento, Garattini, abbiamo avuto Veronesi, erano persone che bastava che andassero in televisione e come dire, comunicavano serenità, comunicavano certezze scientifiche, lo sapevano anche fare. Oggi non molti di noi sono capaci di fare una cosa del genere, anche prima di tutto perché è difficile mantenere un rapporto vivace nella TV e cercare di interessare le persone. Ci vuole abitudine, ci vuole abilità, ci vuole anche una certa, come dire, tendenza a sapersi porre di fronte alla gente. L'essere troppo assertivi, ma senza comunicare neanche l'umiltà del ruolo dello scienziato, può essere negativo, no? Lo scienziato arrogante che si presenta in televisione, purtroppo noi a volte lo vediamo recentemente, ci sono delle figure che non perdono occasione di dire io sono un medico e magari stanno facendo un altro lavoro, non so, mi verrebbe in mente un sindaco. Non è quello il modo di porre la figura del medico. La figura del medico deve essere a fianco alla persona che ascolta, perché deve sapere comunicare e deve avere anche quel fenomeno empatico di comprensione di chi ti sta di fronte. Questo nella medicina, guardi, che purtroppo non è una cosa frequente. Allora ecco che manca il ruolo del medico rassicuratore. Lei se lo ricorderà sicuramente, quando era piccolo aveva un pediatra che veniva a casa e bastava la sua figura che le mettesse la mano sulla schiena per sentire il suo 33 e lì lei si sentiva già guarito. Oggi purtroppo queste figure non ci sono e non so quanto è facile comunicare che siano necessarie, perché oggi siamo... Chi è dedicato, per esempio, come me all'attività universitaria, certo spende molto tempo dietro gli articoli scientifici, comunicando con i propri collaboratori, perdiamo un po' di vista il rapporto col paziente. E questo perdere di vista il rapporto col paziente ovviamente poi ci fa fare, ahi noi, dei passi indietro. Qui entreremo anche in un campo dell'umanizzazione della medicina, però è altra cosa, si fa per dire, ma è tutto dentro questo calderone del rapporto medico-paziente, della ricerca e così via. Paolo Nucci, Bergamo Scienza rappresenta anche un modo per parlare, lo diceva poco fa lei, di futuro. Ecco, qual è una delle novità della scienza che possono interessare i nostri occhi, le malattie dei nostri occhi, per esempio? Beh, sicuramente negli ultimi tempi ci sono due aspetti. Intanto stiamo studiando molto la medicina molecolare, cioè stiamo andando sempre più in profondità. Anche quando parliamo di malattie, noi parliamo di malattie a livello più cellulare. Una volta avevamo questa visione olistica, no? Tutto l'organismo, tutto l'occhio, tutta la parte della retina. Oggi stiamo andando sempre di più nella microanatomia, nella biochimica dei tessuti, e sempre di più da questo noi apprenderemo come si fa a curare, cercando di essere, come dire,
meno tossici su altri livelli. Il farmaco sarà sempre più mirato, ci saranno sempre più nanotecnologie che arriveranno esattamente nel sito dove c'è la malattia, e questa è una cosa straordinaria. E poi l'impiego, per esempio, in oculistica straordinario sarà nei prossimi anni l'uso del femtolaser, di questo